Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi torniamo finalmente con una rubrica, siamo alla, non mi ricordo più che edizione, che stagione di Pezzi d'autore. Pezzi d'autore è una rubrica che ha creato e che condivide Martina di Imind Books. Vi lascio giù nell'info box il suo canale YouTube, sicuramente la conoscerete, ma nel caso in cui ancora siate digiuni da il bellissimo canale di Martina, io vi invito caldamente ad andare a vederlo. Parla di libri, letteratura e non solo. Particolarmente celebre è la sua rubrica dedicata alle biografie pazze degli scrittori. Vi invito caldamente ad andare a seguirla. Ma cos'è Pezzi d'autore? È una rubrica appunto inventata, creata da Martina, che è un po' la capobanda, ma siamo diversi booktubers e bookstagrammer, termini che non mi piacciono mai, ma così è, personcine che parlano di libri online a partecipare. Pezzi d'autore è una rubrica che, nel caso non conosciate, anche se io ne ho già fatto parte nella precedente stagione, vuole andare ad indagare tutti quegli scrittori e quelle scrittrici che nel corso della loro carriera sono stati particolarmente prolifici, quindi hanno scritto tanto, hanno una bibliografia veramente vasta, talvolta immensa. Abbiamo parlato di Nabokov, di Amelino Tomb, di Irene Nemirovsky, insomma scrittori che hanno scritto veramente molto. A questa tornata, a questo giro, come avete capito ovviamente dal titolo, parliamo di Georges Simenon. Allora, io ero, devo dire, abbastanza contrariata nella scelta dell'autore, o meglio, io non sono mai stata un amante del genere. Si parla, soprattutto quando si parla di Simenon, di giallo. Simenon è un autore belga che scrive in lingua francese, nato agli inizi del Novecento, morto intorno agli anni 80-90 se non erro, e che quindi, diciamo, è un autore moderno particolarmente celebre per la narrativa gialla, poliziesca soprattutto. È il padre di Maigret, il commissario Maigret, il grande commissario di polizia, che ha fatto un po' la storia, un po' come è uno degli scrittori di gialli a livello di Agatha Christie, mi viene in mente, o di personaggi quali Sherlock Holmes. Ecco, siamo un po' su questa linea. Questo per dire che Miss Marple è un po' la sorella in qualche modo del commissario Maigret, se vogliamo dire così. Quindi un personaggio che è diventato anche un personaggio quasi pop, entrato all'interno della cultura in generale. Pensate che Georges Simenon ha scritto sotto suo nome 193 romanzi. Veramente non so nemmeno come siano fatti 193 romanzi, per poi anche pubblicare numerosi racconti e romanzi anche sotto pseudonimo. Quindi si parla di circa 200 titoli scritti da questo autore. Un autore che, come vi dicevo, non essendo un amante del genere poliziesco e giallo, temevo non facesse per me, però, come si suol dire, mai giudicare un libro dalla copertina, ed è anche vero che Georges Simenon nella sua vita ha scritto anche altro. Cosa ho fatto quindi quando Martina ci ha proposto questo nome, questo autore? Sono andata nella libreria di mio padre. Mio padre è un grandissimo fan di Simenon, possiede, non dico tutti 193, ma veramente tantissimi, tantissimi libri. Sono quasi tutti editi dalla casa editrice Adelphi e quindi ho pescato, sono andata a vedere, ho pescato un suo titolo. Ho cercato quindi di non prendere un libro che facesse parte della saga, diciamo così, del commissario Maigret e che non si riferisse in modo specifico al genere giallo e poliziesco, perché mi conosco e so che probabilmente non mi sarebbero piaciuti. Ma quindi, per fare un riassunto, cosa ho deciso di leggere? Ho letto Le finestre di fronte di appunto Georges Simenon, anche questo edito ad Adelphi. Ho scelto questo volume proprio perché a livello di trama mi sembrava particolarmente adatto a quello che è il mio gusto. Questo romanzo è scritto nel 32 e pubblicato nel 33, quindi anche i suoi annetti, parliamo di un romanzo scritto ormai 90 anni fa. Ma di cosa parla Le finestre di fronte? Allora, innanzitutto l'ambientazione è un'ambientazione abbastanza particolare. Siamo in Georgia negli anni 30, quando allora la Georgia faceva ancora parte dell'ex URSS. La città di riferimento è Batum, spero si pronunci così, una città georgiana che si trova sul Mar Nero, che affaccia sul Mar Nero. L'ambientazione è una delle poche cose che mi sono piaciute del romanzo, e qui già un piccolo spoiler del fatto che io non sia del tutto riuscita ad apprezzare Le finestre di fronte di Simenon. L'ambientazione invece mi è piaciuta perché è un'ambientazione estremamente
Io la definirei malinconica, a tratti anche surreale, cioè viene dato molto pathos, viene data molta importanza a questo clima così pesante, soprattutto vi dovete immaginare questa URSS dalla caratteristica staliniana in cui la polizia la fa da padrone, ma anche questo essere una città sul Mar Nero le rende un'ambientazione estremamente malinconica. Ci sono queste bellissime descrizioni di quella che è proprio l'atmosfera di questa città sul mare, che è una città molto spesso deserta, e quando è affollata di barboni, di clochard, di poveracci che chiedono l'elemosina lungo le strade, sui margini, vicino alle spiagge, lungomare. Ecco, questo è un po' il clima e l'atmosfera. Questo perché noi seguiamo le vicende di un ambasciatore turco che viene spedito appunto dalla propria, dal proprio paese all'ambasciata georgiana di Batum. Lui quindi è un forestiero, non conosce nessuno, sa ovviamente che si ritrova in quella che è una dittatura nell'URSS, ma si trova ben presto a dover fronteggiare un periodo, lavorativamente parlando e personalmente parlando, particolarmente difficile, perché il clima che aleggia su tutta la città di Batum, su tutta la Georgia e in generale sull'URSS è un clima estremamente di repressione, un clima appunto dittatoriale, totalitarista. Si percepisce questo silenzio, questa oppressione, questo clima che è un clima omertoso. Tutti pensano che ci siano spie, delatori, siamo anche in un contesto che è quello dell'ambasciata, quindi un contesto consolare, si parla chiaramente di tutte anche quelle che sono le dinamiche tipicamente politiche, che sono delle dinamiche estremamente che bruciano sulle mani dell'ambasciatore, che si deve ritrovare a in qualche modo dover avere a che fare con tutti i personaggi politici dell'amministrazione e a fare da paciere, talvolta a fare da intermediario fra i propri cittadini, cittadini turchi, e invece il potere politico, che è un potere repressivo e totalitarista della Georgia. Io la chiamo Georgia, ma ricordiamoci che era l'Unione Sovietica. Ma in realtà, perché questo personaggio è stato inviato a Batum? Il suo predecessore che fine ha fatto? Il consolato turco come è messo? Insomma, noi capiamo fin dall'inizio, e questo romanzo è anche abbastanza breve, che le cose non sono come sembrano. Si parla di spionaggio, si parla di poliziesco. Questo è un romanzo che afferisce al mondo del poliziesco, per quanto non ci siano mai di fatto delle vere e proprie indagini. Afferisce al mondo del poliziesco nella misura in cui si parla tanto di delatori, di spionaggio, di appunto polizia, anche di polizia un po' mafiosa, ovviamente non di stampo, non intendo con il termine mafia la mafia nostrana, ma la mafia, diciamo, politica stalinista di allora. Si parla di controllo, controllo sulle masse, controllo sulla popolazione. Questa popolazione di Batum è una popolazione poverissima, che vive in carestia, che vive di elemosina, e quindi anche le persone che sono controllate dai servizi segreti e dalla polizia cercano anche in qualche modo, quando possibile, di spiare i propri vicini. Tant'è vero che il titolo Le finestre di fronte serve proprio per rendere questa immagine di spionaggio continuo. Il personaggio si sente spiato, si sente controllato dai propri vicini, dai propri conoscenti, dai propri collaboratori, dagli altri politici, dagli altri ambasciatori, e aleggia questo senso di ansia, di preoccupazione. I temi sono quindi questi, sono quelli dell'incomunicabilità, del controllo, dello spionaggio, del totalitarismo e anche e soprattutto di, io direi, della burocrazia assurda, fallace, che cerca di mettere delle pezze, cerca di mettere delle toppe al silenzio che imperversa sul controllo, sulla maniera del controllo politico. Sono tutti temi che a me interessavano molto e incuriosivano, ma il senso generale che mi ha lasciato questo romanzo è stato di insoddisfazione. Io penso che sicuramente il genere poliziesco, per quanto, mi ripeto, non si parla mai di una vera e propria indagine, non c'è il commissario, non c'è il commissariato, ma diciamo questo stile che afferisce un po' al mondo giallo, io purtroppo mi rendo conto non fare assolutamente per me. Ma la mia speranza, che era quella di soffermarmi più sugli argomenti che avessero a che fare con il totalitarismo, il controllo, la polizia e tutti gli argomenti che vi ho citato precedentemente,
è stata una aspettativa delusa, perché per quanto si trattino questi argomenti, io ho trovato e ho pensato tutto il tempo che leggevo questo romanzo, a parte la noia, la lentezza, che erano temi e argomenti che io ho ritrovato e ho letto con molto piacere, con grande gioia e passione in altri romanzi che secondo me li affrontano con dovizia e in maniera migliore. Mi viene in mente, primo fra tutti, ogni volta che leggevo mi veniva in mente Il processo di Kafka. Questo è un processo di Kafka che non ce l'ha potuta fare, nel senso che il tema del controllo, dello spionaggio, della colpa. Ovviamente Il processo di Kafka è un romanzo mondo, ve ne ho parlato più volte, vi lascio su nelle schede il mio video dedicato al processo di Kafka, uno dei miei romanzi preferiti, parla di tante cose, ma fra le altre c'è sicuramente il tema della burocrazia, anche del cinismo, della critica feroce all'apparato burocratico amministrativo, che è così farraginoso, che è così incomunicabile, che è così inaccessibile, il tema della inaccessibilità, così come questo senso di pesantezza, questo senso di inquietudine ricalca anche molti romanzi quali per esempio Il castello, sempre di Kafka, o nella colonia penale, il famoso racconto, tutta questa sensazione di malessere, di angoscia, di inquietudine data da questa pesantezza, da questo senso di perdita di controllo, sono un po' tematiche che secondo me Kafka, e non a caso Goffredo Parise nella citazione nel retro copertina lo nomina, ma qui c'è scritto ha un predecessore profetico Kafka, imparagonabile a mio avviso, cioè sono proprio su due linee diverse. Stessa cosa, l'altro grande argomento che a me incuriosiva molto è quello dell'incomunicabilità, che passa non soltanto attraverso l'incomunicabilità dei concetti, diciamo così, ma anche attraverso la lingua, perché l'ambasciatore parla il turco, parla un po' di francese, un po' di inglese, ma non sa parlare il georgiano o il russo in realtà. E quindi anche quando cerca talvolta di combattere contro questo potere forte che mette le mani ovunque, non riesce poi a farsi capire, a farsi comprendere, teme sempre che quando c'è l'interprete e avviene l'interpretazione in diretta o la traduzione, in realtà non stiano traducendo quello che lui dice, che gli stiano sempre mentendo, c'è questo senso appunto di controllo soprattutto e soprattutti, e anche questo grande senso dell'incomunicabilità, dell'ingestione, soprattutto dell'incapacità di capirsi, soprattutto dovuto alla lingua, è un altro grande argomento che a me ha ricordato tantissimo il bellissimo romanzo E Pepe di Ferik Karinti, anche quello pubblicato ad Elfi, che io ho amato, che tratta proprio il tema dell'incomunicabilità, dell'ingestione linguistica e di questo senso di pesantezza e di insofferenza dato proprio dall'incomunicabilità. Ecco, io mentre leggevo le pagine di questo libro mi sentivo riechi, rimandi a questi grandi autori, a questi grandi romanzi che secondo me trattano l'argomento in una maniera eccelsa, e quindi mi sono detta c'era davvero bisogno delle finestre di fronte? A mio parere no. Sono sincera, Epepe di Ferik Karinti non so se in realtà sia stato pubblicato prima o dopo e non ho nemmeno la sicurezza che Simenon l'abbia letto, tuttavia ecco, purtroppo essendomi io trovata a leggere, ad amare profondamente prima questi autori di Simenon, devo dire che non regge assolutamente il confronto. Non so dirvi se nel caso io non avessi affrontato prima quegli autori forse mi sarebbe piaciuto decisamente di più questo romanzo, tuttavia ho avuto l'impressione di una lettura veramente tiepida. Quando ho chiuso il libro non mi è rimasto niente, mi è rimasto ben poco, e ad oggi, devo essere sincera, non sono certa di leggere niente di altro di Simenon. Simenon scrive male? Assolutamente no, ma penso di aver capito che non è un autore forse che fa per me. Sono curiosa però di sapere cosa ne pensano i miei colleghi e le mie colleghe che hanno partecipato e partecipano alla rubrica di pezzi d'autore. Io vi lascio giù nelle schede, su nelle schede, giù nell'info box tutte le info e i video che usciranno insieme questa domenica alle ore 15. Sono curiosa di sapere voi se avete letto George Simenon, se siete degli amanti del genere giallo, del genere poliziesco, se lo leggerete, se avete letto Le finestre di fronte. Vi raccomando di andare a vedere anche i video degli altri partecipanti alla rubrica. Io come sempre ringrazio Martina che ci dà l'opportunità e l'occasione di leggere sempre nuovi autori. Vi saluto qui, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!